Come che? E mi piace fare solo le figure meglio. Oi, chi? Io verrai sposato a chi? Non a te, mannacciati sei. A tutti credono, fanno a te. Si mi struzza la famiglia, ma com'è possibile? Chiunque le condizioni, i telegiornali, i telegiornali per l'estate, le partenze intelligenti. Ma giusto, guarda la televisione. Che mia moglie mi nasce dei 4 mattina in unità. Ora era proprio qui, un terremoto, ma fuori, sono ma fuori, era accorso. No, ma guarda le moto! E che le partorite, sono già un ospedale, ma non so vecchia già partorite! Non è che mi è uscita da fare! Amore, dobbiamo andare in vacanza! È rimasto qua da malino! Amore, ma è una partenza intelligente! Ma perché devo fare una cosa intelligente a partire qua da malino in vacanza? Tesoro, ma lo fanno tutti! Lo fanno tutti, e la mamma fa pure no! Non fai! Gesù si qua da malino! Perché se non ti su, a me, ti dà delle ripete. E qua tamati, tu in da casa si non su, ti fai duciata, ti pensi che la calda è capella, cammina per tutta la casa in luce. Ma quando mi ha fatto la ristrutturazione, mi ha fatto un cesso, ma mi ha chiuso, non te ne qui giù. E qua tamati mi ha caricato la macchina, i bagagli, con un portabagagli, ce ne ma lei una mano, ehi, mi ha fatto lo smalto, si scippellogna, solo tu non culo tanto, vediamo, l'attaccamo, lo tiro, si sganci, dove va a più bagagli, ho già tutto su, e qua tamati ne fate già 3 giorni di fatica, stai in la macchina, e qua si mi prude, e sala, parti. Arrivi sulla Salerno-Reggio Calabria, che non è un'autostrada, è un percorso alternativo. Si racconta di persone che sono entrate nella Salerno-Reggio Calabria e non sono lasciate giù. Lo sapete che la trasmissione Chi l'ha visto? Quando sparisce una persona, il primo posto dove vanno a cercare è sulla Salerno-Reggio Calabria. Si racconta di persone che hanno trovato in dei montagni di potenza. Ma che ci fai qua? Io ero in scalera 2 anni fa, ma dove va? Arrivi sulla Salerno-Reggio Calabria, da Battipaglia a Ponte Cagnano sono 9 km, 12 km coda. Ma che si è allungato l'autostrada? Arrivi là, ti metti in coda e là rimane. Passa la prima ora, la seconda ora. Guarda tua moglie, ma ti fa che lei? No, ma amore, ma ci va, non ci tenere, non ti sta zitto perché la Bibbia è più. Non fa questione. Guardo palazzino in petto, i bambini si svegliano, la salutano padre, la mamma fanno colazione, il marito lo bacia, la moglie fa fatica, torna a ore di pranzo, mangiano fuori un balcone, tu guardi il zio e tu stai sempre là. Nasce un geranio, fiorisce, secca, appassisce e tu stai sempre là. Troppo seo, se quasi cagato da giovane, non è, ma no perché per fare una discussione, ma chi è che ti ha consigliato di partire qua stamattina? Amore, ma lo fanno tutti! Fammi capire, sono tutti intelligenti, sti 11 km di scima che stanno in gruppo. I cretini, chi sono?